Lascia fare a me. Avrai tutte le illuminazioni e gli aiuti necessari se renderai intensa la tua fusione di volontà con me. Non aver mai paura. Ti ispirerò in tempo utile le soluzioni secondo il mio cuore e ti accorderò anche i mezzi temporali per realizzarle. Devi lavorare ancora molto per me, ma io sarò la tua ispirazione, il tuo sostegno, la tua luce e la tua gioia. Abbi un solo desiderio, che io mi serva di te come intendo, senza conti da renderti né spiegazioni da darti. Dammi fiducia e ripeti spesso: Gesù, ho fiducia di te. Ho piena fiducia di te. Non turbarti, né per contraddizioni, opposizioni, incomprensioni, calunnie, né per oscurità, nebbie, incertezze. Sono cose che arrivano e passano, ma servono a fortificare la tua fede. Ti sono vicino e non ti abbandono mai. Io sono colui che non delude mai e dona sempre più di quanto promette. Voglio che la tua vita sia una testimonianza di fiducia. Ricorda che ti sono sempre vicino. Sempre ascolto le tue preghiere e non ti abbandono, perché sono l'amore. E se tu sapessi fin dove puoi essere amato. Poi perché mi servo di te molto di più di quanto non pensi. Rimani vicino a me, trova riposo nel mio cuore. Non contare su di te, conta su di me. Non contare sulla tua preghiera, ma prega unendoti alla mia preghiera, che è l'unica che valga. Non contare sulla tua azione, né sulla tua influenza. Conta sulla mia azione e sulla mia influenza. Non aver paura, dammi solo fiducia. Quando sei debole, povero, nella notte spirituale, in agonia sulla croce, offri la mia offerta essenziale, universale al Padre. Unisci la tua preghiera alla mia preghiera. Prega con la mia preghiera. Io conosco le tue intenzioni meglio di te. Confidamele tutte insieme. Non ti impedisco di avere delle intenzioni e di farmele conoscere, ma partecipa soprattutto alle mie. Unisci il tuo lavoro ai miei lavori, le tue gioie alla mia gioia, le tue pene, le tue lacrime, le tue sofferenze alle mie. Tu devi scomparire progressivamente in me. Adesso per te molte cose sono mistero, ma saranno luce e rendimento di grazie nella gloria. Desidera che tutti mi amino. I tuoi atti di desiderio valgono tutti gli apostolati. Sii sempre più disponibile. Abbi fiducia. Ti ho condotto per strade apparentemente sconcertanti, ma non ti ho mai abbandonato e mi sono servito di te, a modo mio, per realizzare lo stupendo disegno d'amore. Convinciti che io sono la dolcezza e la bontà perfette, poiché vedo le cose in profondità, nella loro dimensione esatta, e posso misurare bene fino a qual punto i vostri sforzi, per quanto piccoli, sono meritori. Per questo sono anche mite e umile di cuore, pieno di tenerezza e di misericordia. Nessuno abbia paura di me, perché l'eccessivo timore rattrista e chiude. Nulla mi fa soffrire quanto lo scoprire un residuo di sfiducia in un cuore che vorrebbe amarmi. Dunque non tormentare troppo la tua coscienza, rischi di scorticarla. Chiedi umilmente al mio spirito di illuminarti e di aiutarti ad eliminare tutte le aree malsane che ti avvelenano. Non sai forse con certezza che ti amo?
E questo non dovrebbe bastarti? La gioia fiduciosa apre e dilata. La fiducia è l'espressione d'amore che più mi onora e mi commuove. In ogni attimo ho delle attenzioni per te. Tu te ne accorgi solo qualche volta, ma il mio affetto per te è costante e se vedessi che cosa faccio per te, rimarresti meravigliato. Non hai nulla da temere, anche quando sei nella sofferenza. Io sono sempre presente e la mia grazia ti sostiene. Perché tu la faccia valere, approfitto dei tuoi fratelli e sorelle. E poi ci sono tutte le benedizioni di cui ti ricolmo durante la giornata, la protezione di cui ti circondo, le idee che faccio germogliare nel tuo spirito, i sentimenti di bontà che ti ispiro, la simpatia e la fiducia che fondo intorno a te e molte altre cose ancora che tu neppure immagini. Non ottieni di più perché non riponi abbastanza la tua fiducia nella mia misericordia e nella mia tenerezza per te. La fiducia che non si rinnova si indebolisce e svanisce. Sotto l'influsso del mio spirito fai crescere sia la fiducia nella mia potenza misericordiosa, sia il desiderio di invocarla in tuo aiuto e in aiuto della Chiesa. Chiedi con fede, con forza, perfino con fiduciosa insistenza. Se non sei esaudito subito, secondo le tue attese, lo sarai un giorno non lontano e nel modo che tu stesso avresti desiderato se vedessi le cose come le vedo io. Chiedi per te, ma anche per gli altri. Fai trascorrere nell'intensità delle tue invocazioni il mare delle miserie umane. Assumile in te e portale alla mia presenza. Chiedi per la Chiesa, per le missioni, per le vocazioni. Chiedi per coloro che hanno tutto e per coloro che non hanno niente, per coloro che sono tutto e per coloro che non sono niente, per coloro che credono di fare tutto e per coloro che non fanno niente o credono di non fare niente. Prega per i sani che non si rendono conto del privilegio dell'integrità del loro corpo e del loro spirito, e per gli infermi, i deboli, i poveri anziani che sono assillati da ciò che non va. Prega soprattutto per coloro che muoiono o stanno per morire. Invoca la mia misericordia. Affidati a me fiduciosamente. Non cercare neppure di sapere dove ti conduco. Tieniti stretto a me e procedi senza esitare, ad occhi chiusi, abbandonato a me. La storia dimostra fino a quel punto io sappia far scaturire il bene dal male. Non bisogna giudicare dalle apparenze. Il mio spirito agisce nei cuori in modo invisibile. Dammi sempre più fiducia. La tua luce sono io, la tua forza sono io, la tua potenza sono io. Senza di me saresti soltanto tenebra, debolezza e sterilità. Con me non c'è nessuna difficoltà in cui tu non possa riuscire vincitore, ma non trarne gloria o vanità. Ti attribuiresti in modo indebito ciò che non ti appartiene. Dammi solo fiducia. Se talvolta ho bisogno della tua sofferenza per compensare molte ambiguità e resistenze umane, non dimenticare che non sarai mai provato oltre le tue forze, corroborate dalla mia grazia. È per amore a te e al mondo che ti associo alla mia redenzione. Ma io sono più che tutto tenerezza, delicatezza, bontà. Ti darò sempre gli aiuti materiali e spirituali se rimarrai unito a me. E tutto ciò giorno dopo giorno, in dipendenza da me, l'unico che rende feconda la tua attività e le tue sofferenze.
Se le anime avessero più fiducia in me e mi trattassero con affetto rispettoso e profondo, come si sentirebbero più aiutate e al tempo stesso più amate. Io vivo nell'intimo di ciascuna di esse, ma sono poche quelle che si preoccupano di me, della mia presenza, dei miei desideri, dei miei aiuti. Io sono colui che dona e vuole donare sempre di più, ma è necessario che mi si desideri e si faccia affidamento su di me. Ti ho guidato sempre e la mia mano misteriosa ti ha sostenuto e molto spesso a tua insaputa ti ho impedito di vacillare. Concedimi dunque tutta la tua fiducia con grande umiltà e lucida coscienza della tua debolezza, ma con grande fede nella mia potenza. Ripetimi, Gesù, ho piena fiducia di te.